Ciao a tutti ragazzi e benvenuti nel primo episodio speciale di Undertale. Siamo qui oggi in un posto molto particolare. Questa è una run genocidio e il primo episodio speciale di Undertale si basa su un mostro particolare, Undyne. Undyne, noi sappiamo chiaramente che possiede una sua determinazione. Sì, lo sappiamo perché ce lo ripete più volte, una sua fantomatica determinazione. Ma la possiede davvero oppure no? Perché se la possiede davvero, noi dovremmo sapere che il caro piccolo mostro, allenato prima di tutto se che seguiva da piccola Gerson, il martello della giustizia, poi più tardi allenato da Asgore direttamente, finché non è stata capace di batterlo, e dopo capo della Guardia Reale, con ottenuto tutto ciò tramite la sua determinazione a voler diventare un'eroina, beh, cosa succede se la uccidiamo in una rampa pacifica? Succede una cosa abbastanza importante, che è una cosa che è successo tanto a lei. Beh, succede simile anche a un genocidio, ma è più importante. Prima di tutto, andiamo avanti, ed è il momento di scoprire, quindi, che cosa andiamo a affrontare. Ma per farvi entrare prima in modalità, vi basta dire che abbiamo ucciso tutti. Tutti i mostri incontrati fin qua, fino ad esaurire gli incontri casuali. Punto 1. Abbiamo ucciso Papyrus, abbiamo ucciso Toriel, abbiamo ucciso tutti quelli che abbiamo incontrato. Va bene? Snowdin è completamente spopolata. E adesso stiamo andando avanti e incontreremo qualcuno di nostra conoscenza in questa zona. Potete vederlo? È strano perché io. What the? Ok, vabbè, ci sono cose abbastanza strane in questo gioco a volte. Perché, per essere precisi, ho cambiato anche il nome visto che ho trovato i salvataggi su internet. Per no, non per non dare importanza a chi ha fatto all'autore che ha fatto questi salvataggi, ma per non rompere le scatole con i salvataggi autore. In fondo, ognuno poteva mantenersi i suoi salvataggi privati. Oggettivamente parlando, se cercate questi salvataggi, vi basta semplicemente cercare. Comunque, andando avanti, incontreremo qualcuno. L'abbiamo già incontrato anche la prima volta. Yo! Ma stavolta non saremo gentili. Yo! Andai mi ha detto di stare lontano da te. Le ha detto che tu hai fatto del male a un sacco di persone. Ma, yo, questo non è vero, giusto? Nessuna scelta. Yo, perché non mi stai rispondendo? Cos'è quella strana espressione? Io non sto cliccando nessun tasto. Oh, ragazzo, il mio cuore sta pulsando fuori dal mio petto. Che cosa farebbe Undyne? Yo, tu faresti meglio a fermarti dove stai. Perché se tu vuoi fare del male a qualcun altro, tu dovrei passare attraverso me prima. E inizia la battaglia. La musica è distorta. E tutte le musiche della Run Genocidio sono così. Avete ucciso tutti. Non è che avete ucciso qualche mostro. Avete farmato fino a far finire gli incontri casuali. E adesso state uccidendo il Monster Kid. Che è possibile speriare subito dopo. Appena iniziata la battaglia. Ma Undyne prende il colpo. Undyne, tu sei ferita? Ferita? Questo non è nulla. La prossima volta ascoltami quando ti dico di andartene, ok? Undyne, io mi prenderò cura di questo. Vattene via! È nulla, no. In qualche modo, con questo unico colpo, io sono già. Dannazione. Papyrus, Harfis, Asgore. Solo con questo io ho fallito. Io ho fallito con te. Questa è la sua determinazione. No, il mio corpo sembra che si stia dividendo a parte.
come in un istante si sembra che in un istante si dividerà in un milione di pezzi, ma nel profondo della mia anima c'è una sensazione bruciante che io non posso descrivere, una sensazione bruciante che non mi permette di morire. Questa non è solo per i mostri, giusto? Se tu mi passi, tu distruggerai tutti, no? Mostri, umani, chiunque, le speranze di ognuno, i sogni di ognuno distrutti in un istante, ma io non lo permetterò. Ora, per ognuno nel mondo, io posso sentire i loro cuori battere insieme, battere come uno, e noi tutti abbiamo un obiettivo, di sconfiggerti. Umano? No, qualsiasi cosa tu sia. Come si può dire? Per la salvezza di tutto il mondo, la descrivo così anche se non esatto. Io, Undyne, ti farò cadere giù, ti ucciderò. È meglio che tu provi un pochettino, che tu provi a fare qualcosa di più difficile che questo, di più duro. L'eroina è apparsa. Undying, grazie all'unione di tutti i cuori del mondo, del volere della terra, la determinazione di Undying ha fatto questo effetto. Ma mossa la può reggere? Alla fine di questa battaglia vi dirò cosa succede in una Pacifist Run o Neutra quando lo uccidete. In una Neutra Run, in una Pacifist Run lo uccidete, ma è ora di far vedere il combattimento. Undying, è una battutaccia. Sì, agire non serve a nulla, possiamo cercare però. Undyne Undying, 99 attacco, 99 di difesa. L'eroina riformata dalla sua determinazione di salvare la Terra. I suoi attacchi? Ricordano qualcosa questi, ovviamente, ma non è niente in confronto a quello che abbiamo affrontato. Ed è la prima volta che lo affronto. Il vento sta soffiando. Ok, dovete attaccare, ovvio, questa non è una pacifist. Io non sono mai arrivato, questa è la prima volta che affronto questa battaglia, l'ho vista qualche volta su YouTube. Magari una no hit perché mi piace guardarle, ma non l'ho mai affrontata. Ed è molto difficile da affrontare. Perché presto. Ah, ok. È dura. È più dura di quanto sembra, anche perché fa molto danno. E dovete stare abbastanza attenti alle sue lance. Ora dovete schivare il più possibile. Immagino la gente che l'ha fatta in realtà in no hit. Vi consiglio di cercarvi perché ci sono bellissimi video. Niente da dire, questa è una bellissima canzone. Purtroppo ad Arangenocidio non mi piacciono più di tanto le canzoni perché quello che comportano. Io non ce la faccio proprio ad arrivare a questo punto senza usare questo salvataggio. Non ce la farei. Dico la verità, ed è vero, perché io a uccidere Toriel l'ho già fatto una volta, la prima volta che ci ho combattuto. Madonna, adesso comincia già a mentirvi, andai, in un certo senso, sui luoghi dove colpirà. Comunque, la prima volta che ci avete combattuto, cioè, è dura, perché Papyrus non lo riesco a superare a ucciderlo, perché Papyrus, al contrario degli altri mostri, mentre mangio Crabapple, ve lo dico, al contrario degli altri mostri, non è che vi tenta, cioè vi colpisce, vi fa qualcosa. Papyrus vi dice che vi abbraccia, cerca di abbracciarvi, non di farvi al male. Oddio mio, sono morto. Ok, moriremo svariate volte qui. Ed è tutto normale, questo è il game over. Non abbiamo neanche visto la prima volta, non perdere la speranza. Stai terminato. Non abbiamo visto noi il game over in queste partite, vero? Strano, è importante vederlo comunque. Riniziamo la partita, iniziamo lo scontro. Sì, va bene, sì, devo uccidere, bla bla bla, questo coso. Ok, su, vai, andiamo avanti. Un qualsiasi colpo lo ucciderà, il danno è sempre lo stesso. Andai, sì, bla bla, si divide a parte. Comunque, non hai problemi. Uccidere Papyrus è la cosa più difficile di tutto il gioco. Perché, beh, lui non è che combatte con voi, vi dà il motivo di ucciderlo. Vi vuole abbracciare, cioè dicendovi voi potete diventare la migliore persona, non c'è bisogno che uccidete, e quindi vi abbraccia. Superare lui è già tanto. Ma nel frattempo sto perdendo un po' il filo del discorso, perché oggettivamente parlando dovrebbe essere Undyne, ma
quello che dobbiamo vedere è la sua determinazione, quindi sconfiggendola otterremo quello che stiamo cercando, cioè di vedere la sua determinazione. Oddio. Ok. Uff, duro, duro. Vedere la sua determinazione non è così facile, quindi per... lo si può fare anche in pace, fist, cioè neutral. Potevo tenermi un salvataggio di quel momento prima dello scontro di Undyne e farvelo vedere, ma era troppo semplice. Meglio farvi vedere questa bellissima boss fight con una bellissima canzoncina di sottofondo. Curiamoci. La boss fight andrà avanti. In realtà l'obiettivo è uccidere, quindi non andrà probabilmente avanti. Parleremo di meccaniche per andare avanti la boss fight nel prossimo video speciale, che sarà dedicato a Sense, che lui a contare di Undyne necessitiamo di scoprire il suo potere. Questo è vero. Oddio mio, non riesco a capire mai con questi attacchi dove cavolo devo girarmi. Sono veramente difficilissimi. Ah, questo vi ha preso. Maledizione. Sì, sono abbastanza difficili. Vi consiglio di provare. Ovviamente non facendo un genocidio, perché non considera nessuno di provare il genocidio. Ah, la mia ha fregato. Un crab apple. Ok, questo è un attacco che magari potremmo ricordare, perché ricorda i suoi attacchi con le lance all'inizio della neutral. Però è molto più potente, molto più velocizzato. Non è semplice come sembra schivarlo. Io ce la faccio soltanto, credo, a schivare la maggior parte di questi attacchi. Un po' per abilità personale, ma un pochettino anche perché l'ho visto svariate volte. Quindi, come si può dire? Ecco qua, non è però semplice. Appunto. Questa è una delle uniche due boss fight che ci sono nella Genocide. Se siete arrivati fin qua nella serie e state ancora seguendo, meritate di saperlo. E questo video sì, sarà circa abbastanza lungo. Credo che farò un ultimo tentativo. E poi, casomai, taglio, vi faccio vedere come succede a fine a fine boss fight. Devo un po' decidere ciò, se farlo davvero oppure no. Perché, beh... c'è da dire una cosa particolare. Quando non ha questi grandi potenziamenti per la cura, questo salvataggio, che credo che ne necessiti questa boss fight. Però vabbè, non è troppo importante. La musichetta è veramente carina. Io potrei pensare quasi di stare un pochettino zitto a concentrarmi mentre la faccio ascoltare. Quindi sì, sì, faccio così. Sto un po' di silenzio, godetevi la musica. Si chiama A True Hero. Ok, credo che posso di nuovo parlare. Boh, non lo so, stato un po' in silenzio. Se mai necessiterò di nuovo di... me ne starò di nuovo zitto. Però non lo so perfettamente. Ok. Va bene, non è molto facile, quindi può essere normalissimo perdere. Mi ricordo che c'era il trucchetto qui di fare un giro orario. Però va bene. È molto difficilotta questa boss fight, devo dire la verità. Confronto a quelle della Pacifist, estremamente più difficile, strano ma vero. Abbiamo molta più vita e soprattutto molte più possibilità di cura, ma allo stesso tempo è molto più difficile. Soprattutto queste lance che vanno all'incontrario, maledizione. Ah, che cavolo, credo che posso anche, boh, non so se tagliare oppure no. Farò un altro tentativo in diretta, qui vi faccio ascoltare un pochettino ancora la musichetta. Ma non ci sono altro, io non c'è altro che io possa avere. Statistiche, bandana, non c'è un'armatura migliore, no.
Estremamente in silenzio, beh, niente di che. Cellulare, nessuno viene. Abbiamo chiamato, nessuno viene. Ok, nulla, non possiamo fare nient'altro. Cioè, ovviamente siamo degli assassini, quindi dobbiamo continuare comunque sulla questa via, in questo caso. Sì, abbiamo saltato tutto il dialogo. Si saltano veloci i dialoghi, complimenti a quelli che hanno fatto il gioco. Però, di fatto, in modo molto principale, vorrei poter... potercela fare. Ok. Questa ancora è fattibile. Infatti questa prima parte prima l'avevo fatta senza prenderci un colpo. Ovviamente ha un bel po' di vita. Andai. Ah, questa prima parte quantomeno l'ho imparata a memoria. Almeno questo. È una cosa un po' brutta imparare a memoria una parte della Genocide, però... No, questa no! Se io faccio così a caso... No, non funziona, va bene, volevo provarci. Adesso utilizzeremo la... Crabapple? No, la CT, perché mi aumenta la velocità. 10 HP. Ok, adesso siamo molto più veloci del normale. Quindi mi va bene. Ok. Ci sono due battaglie in questo gioco, in questa Genocide Mode. Quindi... È un po' inutile mantenersi gli oggetti di cura per altri momenti, se non questi, perché credo che, se non erro, anzi sono abbastanza sicuro che shottate ogni altro nemico. Ah, madonna, quanti danni che sto prendendo. Credo che moriamo col prossimo colpo, però se a sto punto muoio vi risparmio il nuovo tentativo, cioè taglio a sto punto e riprendiamo la battaglia dove eravamo arrivati. Molto difficile, molto di più quanto può sembrare. Poi non c'è quel metodo, quel processo di apprendimento che invece è tipico del resto della partita anche normale. Cioè, normalmente voi avete un processo di apprendimento comunque delle schivate che qua manca, perché questo è l'unico boss che affrontate, fine. Cioè, dopo che avete farmato un pochettino di all'inizio, uccidete tutti i nemici in un colpo. Togliete in un colpo, Papyrus non vi combatte, il colpo è morto. Ma va bene, è ora di tagliare, riprendere quando sono arrivato abbastanza lontano. Ok, sono arrivato un po' più avanti nella battaglia, quindi beh, mi sembra giusto farvela vedere. È ora di combattere, andai. Fino a questo punto non l'abbiamo mai visto, quindi sarà un po' difficile. Oddio mio, questo rischio di morirmi. Ah, proprio morto appena ricomincio a parlare. È dura, è veramente dura. Non può finire ora. Io l'avrei già fatta di fine anni fa, tesoro caro. So che è Asgore, perché è lui che vi parla. Nel frattempo posso parlare di qualcosa che mi sono oggettivamente dimenticato di dire. Perché comunque Undyne, molti ci hanno speculato sopra, è talmente onesta che per quanto... come si può dire? Per quanto voi siete degli stronzi, bastardissimi, che avete ucciso ognuno. Lei comunque ti dà una lancia per combatterla. Perché vi ricordate, ve lo dice quando ci combattete, perché dovete affrontarla direttamente. Lei ve la dà per parare i suoi attacchi. Cioè, è onesta comunque in uno scontro che di onestà non ha nulla, visto che noi avremmo ucciso un bambino per poterla superare. Se si completa questa run, ovviamente tutto questo non avrà senso, giustamente. Aver salvato proprio il bambino è brutto da dire, però è vero. Pensare che basterebbe un colpo per porre fine alla sua potenza in questa run, mentre invece in una run normale no. Molto difficile. Ero arrivato quasi a metà vita, tipo. Oddio mio, quel colpo potevo anche schivarmelo a dirla tutta, però ok. Doppio colpo, devo già usare una crabapple. Devo starmene in silenzio, praticamente. È bruttissimo. Io odio stare in silenzio. Mi è proprio difficile, mi piace parlare. Però ci vuole concentrazione per una cosa del genere. Purtroppo. Quindi ridurrò al minimo le interazioni con voi. Guardatevi il video. Non biasimatevi troppo. Quantomeno ancora un po' di attacchi li so parare. Dai, Undyne. Non ti stai anche tu divertendo? Credo di no. Io un po' sì, devo dire la verità.
È una sfida che mi piace questa. Era da un bel po' che non affrontavo una sfida a livelli veramente alti come lo può essere questa. E come sarà il prossimo video? In confronto questo è nulla. Il prossimo sarà veramente una cosa divertente. Se vi piace la sfida dei giochi, ve lo consiglio. Potete anche skippare a fine del video se casomai volete, perché credo che questo sarà l'ultimo tentativo like che faccio, visto che vi ho detto proprio tutto quello che so su Undyne. Però va bene. Al contrario, maledizione a lei, Crab Apple. Sì, questo potete scrivere alla fine del video se non vi interessa vedermi uscire di testa. Potrei quasi caricare un'ora di tentativi di questa cavolo di battaglia fra un po', per come si sta svolgendo. Ah, finché fai questi attacchi mi va bene, Undyne. Mi va benissimo. Metà vita. Prima destra o sinistra? Oh, Gesù mio, è finito. Ok. È stata dura quel momento per me. Uff. Brutto. Bruttissima. Come cavolo. Oddio. Questa è veloce. Ce la sto facendo. Finisci. Addio. Ah, il vento sta soffiando. Lo sento anch'io che sta soffiando. Figlio di puttana di un vento. Smettila di soffiare. Che questo è un mezzo insulto per chi mi conosce. Ah. Ok. Oh, Gesù mio, ce li si vede fra poco quando si arriviamo verso la fine. Questo è stato quel momento di tipo di preoccupazione che credo che vi è piaciuto anche. A fra poco comunque, ciao. Finalmente, dopo un'ora di tentativi, credo che sono arrivato finalmente alla fine. Non sto scherzando, sono stato un'ora qua a fare questa battaglia. Forse con questo colpo la eliminerò. E l'ho fatto, sì. È stata durissima. Dannazione. Quindi anche con questo potere non era abbastanza? Se tu pensi che io mi arrende, che io perderò la mia speranza, ti stai sbagliando. Perché io ho i miei amici dietro di me. Alphys mi ha detto che lei mi avrebbe guardato combatterti. E se qualsiasi cosa sarebbe andata male, lei avrebbe evacuato ognuno. Però in questo momento lei ha chiamato Asgore e gli ha detto di assorbire le sei anime umane. E con quel potere, questo mondo continuerà a vivere. Lei, per causa della sua determinazione, si sta sciogliendo. Lei attiva la sua determinazione quando sta per morire. In una Pacifist Run, lei, quando la colpiamo a morte, continua a rimanere in vita finché non si scioglie, perché non vuole morire. Perché lei è l'unico mostro con determinazione innata. Questo è il grande segreto di Undyne. Questa è la sua determinazione. Questa è la sua morte in un genocidio. E questa è la fine di questo episodio. Ragazzi, nel prossimo episodio affronteremo il più grande stronzo di questo gioco. In confronto a Undyne. È una passeggiata al parco. Ciao a tutti ragazzi, al prossimo video. Ciao!